Buonasera, tra qualche istante in diretta il nostro TG, apertura dedicata ad una truffa ai danni dell'Unione Europea scoperta nel Vibonese. Poi ritorneremo a parlare del maltempo, questo e tanto altro ancora. Titoli. Truffa ai danni dell'Unione Europea scoperta nel Vibonese, 16 le persone coinvolte, tra loro anche il sindaco di Nardò di Pace che finisce ai domiciliari. Dopo l'intimidazione subita dal sindaco, a Tropea seduta aperta del Consiglio Comunale, la comunità esprime solidarietà al primo cittadino e stigmatizza l'accaduto. Caso Sarlo, Tallini scopelliti e assolti perché il fatto non sussiste. La sentenza emessa dai giudici di Catanzaro. Senza i soldi necessari per intervenire, gli allarmi meteo non servono. La denuncia del sindaco di Cassano. Intanto i danni del maltempo sono ingenti. Isolato Longobucco e molti comuni in situazione difficile. La sanità del Tirreno Cosentino è in sofferenza. Mancano anche i livelli minimi di assistenza. Lo sostiene il consigliere regionale Aieta, che ha istituito un tavolo tecnico. Buonasera e bentrovati a questa edizione del nostro TG. Lo avete sentito dai titoli in apertura: una truffa ai danni dell'Unione Europea, quattro persone arrestate poste ai domiciliari nel Vibonese, tra loro anche il sindaco di Nardò di Pace. Sentiamo. Il nome più importante di questa operazione è certamente quello dell'attuale sindaco di Nardò di Pace, Romano Loiello, 43 anni, appuntato della Guardia di Finanza in aspettativa dal 2007, quando era stato eletto per la prima volta sindaco del piccolo centro delle Serre, ma poi quella consiliatura fu sciolta per infiltrazioni mafiose. Questa mattina è stato posto ai domiciliari con l'accusa di truffa aggravata dai carabinieri della compagnia di Serra San Bruno, congiuntamente a quelli della stazione di Nardò di Pace, al termine di un'operazione condotta col coordinamento del comando provinciale di Vibo Valentia e gli uomini della Guardia di Finanza, che hanno eseguito complessivamente 4 ordinanze di custodia cautelare ai domiciliari e 12 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Come è stato spiegato nel corso di una conferenza stampa, gli indagati si sarebbero appropriati illegittimamente della somma erogata a loro favore sotto forma di fonti pubblici ottenuti tramite il POR Calabria FSE, allo scopo di finanziare una serie di attività poste in essere da alcune associazioni e corsi di formazione per la creazione di posti di lavoro. L'inchiesta vede coinvolti anche la moglie del sindaco Loiello, un assessore comunale, Maurizio Maiolo di 40 anni, e sua moglie, Romolo Tassone, figlio del presunto boss Rocco Bruno, attualmente detenuto dopo l'arresto nell'ambito dell'operazione crimine del 2010. Tutti, sia i 4 arrestati che i 12 con obbligo di presentazione, sono destinatari di un sequestro di 97.000 euro ciascuno. Tra le associazioni fittizie risulta esserci anche un'organizzazione di volontariato, una squadra di calcio, un pub, una ACLI. Riteniamo di aver dimostrato che c'è stato un flusso di denaro, di contributi pubblici verso Nardò di Pace, gestito da alcune associazioni che non hanno fatto nulla per meritarsi queste somme di denaro. Rimane da capire quanto importante e influente sia stato il ruolo di Loiero nella sua qualità di sindaco di Nardò di Pace. Questo dato è un dato che va valutato, sarà oggetto di valutazione nel proseguo delle indagini, cioè se il fatto che il principale indagato rivestisse la carica di sindaco se lo ha o meno agevolato nel portare avanti questi fatti che noi riteniamo essere di natura illecita. Il dato comunque amaro è questo: soldi della comunità europea, soldi della collettività che dovrebbero servire, specie in realtà così martoriate, così povere, a migliorare le condizioni di vita della piccola comunità, purtroppo non servono a questo. E rimaniamo nel Vibonese, a Tropea, dopo l'intimidazione ai danni del sindaco, seduta straordinaria aperta del Consiglio Comunale per esprimere solidarietà al primo cittadino e per stigmatizzare l'accaduto. Emilia Canonaco. Le parole più forti, forse, le ha pronunciate Don Ignazio Turaldo di Francia, quando ha affermato che Tropea, al di là dello scintillio estivo, sta perdendo la sua anima. Lo ha detto durante la seduta straordinaria e aperta del Consiglio Comunale, convocata per stigmatizzare la pesante intimidazione posta in essere nei confronti del sindaco Giuseppe Rodolico. Era la notte del 19 gennaio quando la sua automobile veniva distrutta da una bomba. Il presidente dell'assise comunale, Sandro D'Agostino, ha spiegato che si è voluto attendere qualche giorno prima di indire la riunione. Il tempo necessario, ha spiegato, per metabolizzare l'accaduto ed esprimersi in merito a mente fredda. È fondamentale, ha continuato, non abituarsi a tali eventi. Non sappiamo chi è stato né perché lo ha fatto, ma sbagliano a pensare che ci indurranno a modificare la nostra azione amministrativa.
inutile dirlo, la pensa così anche il sindaco Rodolico. Io e la mia squadra, ha promesso ad una platea costituita da mondo politico, istituzionale, religioso, forze dell'ordine e volontariato, andremo avanti per la strada di sempre, ancora più motivati e consapevoli. Un momento di grande difficoltà che non è passato, ma che passerà. Tropea deve riappropriarsi della sua immagine, della sua identità, perché Tropea non è mafia, Tropea è ben altro. Parliamo adesso del maltempo, la denuncia del sindaco di Cassano Gianni Papasso, senza soldi per intervenire, dice a che servono gli allarmi meteo. Sentiamo Gianluca Pasqua. Nella stanza del sindaco di Cassano si fa il punto della situazione. Gianni Papasso ha convocato i suoi collaboratori per tentare di stabilire le strategie più opportune per affrontare al meglio l'emergenza maltempo di questi giorni. Come al solito si combatte con poche armi contro un nemico che attacca su più fronti. Il primo cittadino non vuole polemizzare ma chiede con forza aiuto. Ho pure segnalato tutta una serie di criticità che riguardano frane che esistono nel comune di Cassano, partendo dalla zona collinare, dal Monte, dalla zona delle Grotte Sant'Angelo, la zona di via Mazzine, la zona di via Diaz, la zona di via Figurello, la zona cimiteriale. E per questi interventi e anche altri abbiamo presentato un progetto di 3 milioni di euro che ancora non ha visto nessun finanziamento. Poi cosa succede? C'è l'allerta meteo e ti arriva il messaggino alle 3 di notte, all'una di notte, allerta meteo, e se tu sindaco non ti sei accorto perché magari stai dormendo, diventa responsabile di tutto, non può funzionare così. Questa mattina la pioggia è meno copiosa che negli ultimi giorni, ma una nuova ondata di maltempo renderebbe ancora più vulnerabile il territorio, già messo a dura prova. La maggiore preoccupazione per il primo cittadino è rappresentata dal pericolo di straripamento dei corsi d'acqua. Noi sindaci siamo proprio soli ad affrontare questi problemi, delle volte anche nell'incomprensione della gente. In queste ore noi siamo intervenuti su tante strade del comune di Cassano per eliminare le detriti, per sistemare la raccolta delle acque bianche. Io sto combattendo insieme alla macchina amministrativa sulla vicenda dei corsi d'acqua, il Coscile, il Raganello, l'Eano, il Crati. Cioè praticamente ogni qualvolta c'è la piena si rompono gli argini e quando si rompono gli argini c'è il pericolo per la vita di eventuali cittadini che si trovano nella zona, ma ci sono problemi alle coltivazioni che vengono manomesse, vengono distrutte. Siamo andati sul letto del fiume Eiano, uno dei corsi d'acqua citati dal sindaco. Questo torrente, che oggi scorre innocuo tra gli aranceti e gli uliveti, è stato capace di ingrossarsi e diventare una forte minaccia soltanto qualche ora fa. Lo testimoniano i canneti piegati dalla forza della corrente, gli alberi divelti, il fango che ha invaso la strada interpoderale. Più avanti la stessa arteria si interrompe bruscamente. Questo è soltanto uno dei punti critici nel territorio di Cassano dove il maltempo di questi giorni ha fatto seri danni. La piena del fiume Eiano ha fatto franare questa strada interpoderale, l'acqua ha invaso l'aranceto. È solo un esempio di cosa può avvenire se ci si limita ad assistere inermi senza intervenire con attività di prevenzione. Il problema della pulizia degli alberi, da vegetazione, dal fatto che negli alberi dei fiumi si sono accumulati nel corso di decenni, si è accumulato tanto materiale inerte che andrebbe eliminato. La legge 40 dà compito alle province per autorizzare l'asporto di materiale inerte. E però la procedura è così complessa che non viene mai attivata questa autorizzazione. Se il maltempo oggi sembra concedere una tregua nei centri più colpiti, è iniziata la conta dei danni che si preannunciano ingenti. Gravissima la situazione a Petilia Policastro, il sindaco domani sarà ricevuto dal responsabile del dissesto idrogeologico della Presidenza del Consiglio. Il punto nel servizio di Marisa Fallico. Se il crollo di una palazzina, l'evacuazione di 35 famiglie e la frana attiva che da giorni tiene in allerta cittadini e amministrazione comunale a Petilia Policastro sono diventate l'emblema dell'ennesima emergenza di dissesto idrogeologico 2015 in Calabria, un'emergenza tanto cronica quanto colpevolmente sottovalutata, i danni e le devastazioni di quest'ondata di maltempo, che oggi sembra aver dato una tregua, sono ingenti e diffusi su gran parte del territorio. Basta guardare lo scempio che le mareggiate e le forti precipitazioni hanno provocato sul Tirreno cosentino,
lidi distrutti, interi tratti di lungomare e spiagge inghiottiti dalla furia delle onde, Belvedere, Diamante, Fuscaldo, San Lucido, Mantea, Nocera Terinese, chiamati a fare la triste e tragica conta dei danni, a bussare alle porte di regione e governo centrale per interventi immediati di ripristino e messa in sicurezza. La solita corsa contro il tempo che si registra ogni inverno e che, dopo qualche intervento tampone, finisce nell'oblio. E non va meglio nei centri montani. Anche qui il solito rosario di frane, smottamenti, crolli. La situazione più difficile a Longobucco, dove a causa della chiusura dell'unica strada di collegamento, la statale 177 Silana di Rossano, il comune è praticamente isolato. Da ieri è completamente chiusa, mentre fino a ieri c'era una limitazione dal 19 di sera fino alle 7 del mattino. Adesso invece hanno messo la limitazione per l'intero arco della giornata, quindi la 177 per l'ANAS non è attraversabile. La strada nuova, praticamente, che non è stata consegnata, che è una bella strada di collegamento, potrebbe bypassare la vecchia 177 e quindi risolvere i problemi dell'ANAS. Ma è completata questa strada? Un primo tratto è completato, che è proprio il primo tratto che bypassa praticamente i problemi di difesa del suolo, comunque di caduta massi che ci sono sulla 177. Io stamattina ho chiesto alla prefettura di riattivare per la terza volta, la quarta volta, adesso non mi ricordo quante volte sono, questo tavolo di trattativa sia con la regione, sia con l'ANAS, sia con la comunità montana che è l'ente gestore di questa nuova strada, per addivenire praticamente ad una soluzione del problema. Perché non è che possiamo stare, se oggi piove, se oggi nevica, la strada si può attraversare, se domani non nevica la strada è chiusa. Se è vero che i danni del passato, dall'abusivismo all'incuria, hanno compromesso un territorio già fragile come quello calabrese, è altrettanto vero che gli intoppi burocratici, le lungaggini, le distrazioni impediscono soluzioni già pronte. Si continuano a chiedere finanziamenti per le nuove emergenze mentre non sono state ancora realizzate o completate le opere avviate dopo le devastazioni degli anni passati. E questo è il vero paradosso. Sanità: sul Tirreno Cosentino mancano i livelli minimi di assistenza, lo sostiene il consigliere regionale Giuseppe Aieta, che ha istituito un tavolo tecnico con gli operatori sanitari del territorio, primo incontro con i medici dell'ospedale di Cetraro con l'obiettivo di redigere la carta delle priorità da portare al vaglio del governatore Oliverio. Ci racconta tutto Rosalba Baldino. L'ospedale di Cetraro, centro SPOC, secondo la rivoluzione dell'ex giunta regionale, una diminuzio, così l'ha percepita il territorio che in questi anni ha assistito alla chiusura del reparto di ortopedia prima e successivamente alle divisioni di medicina e UTIC. Poi il caso della TAC scippata, territorio spogliato di servizi, hanno denunciato i cittadini e gli operatori sanitari, Tirreno Cosentino in cui mancano i livelli minimi di assistenza. Rilancia il consigliere regionale e sindaco di Cetraro Giuseppe Aieta, che ha istituito quello che in gergo politico si chiama tavolo tecnico. In realtà è un confronto tra le parti con proposte di soluzione al problema. Nella sala del Consiglio Comunale di Cetraro il primo confronto con i medici dell'ospedale Iannelli, obiettivo redigere la carta delle priorità e invertire, correggere la rotta, risanare i guasti, dicono, dell'era Scopelliti. Credo che dare ascolto a questi operatori significhi costruire una nuova proposta di cui la Regione dovrà tenere conto, il Presidente Oliverio, la Giunta regionale, il Consiglio. Insomma, qui si capisce la vera esigenza, qui si capiscono i problemi, le necessità, partendo dal basso, partendo da chi vive i problemi, evitando che la sanità vada di nuovo in mani rozze e insicure, che rimanga patrimonio dei cittadini, degli operatori e della politica che vuole fare un salto di qualità. Io sono certo che Oliverio vorrà imprimere una svolta a questo settore e lo farà ascoltando soprattutto gli attori principali, quelli che garantiscono in questo momento di depressione della sanità in Calabria, garantiscono ogni giorno l'apertura dei cancelli della fabbrica.
Siamo al caso Sarlo, l'ex presidente Scopelliti e l'ex assessore Tallini assolti perché il fatto non sussiste. Ci racconta tutto Stefania Belvedere. Assolti perché il fatto non sussiste. È la sentenza emessa dai giudici del Tribunale di Catanzaro nei confronti dell'ex presidente della regione Giuseppe Scopelliti e dell'ex assessore Domenico Tallini. I due erano accusati di abuso d'ufficio in relazione alla nomina di Alessandra Sarlo a dirigente del Dipartimento Controlli della Regione. Nel 2010 la Sarlo è stata per un breve periodo commissario dell'azienda sanitaria di Vibo Valentia. La donna è la moglie del giudice Vincenzo Giglio, arrestato nel 2011 dalla DDA di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulle attività del clan Lampada in Lombardia. Il PM Dominiani aveva chiesto per Scopelliti e Tallini la condanna ad 1 anno e 8 mesi di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Secondo i giudici di Catanzaro, però, non c'è stata nessuna irregolarità nella nomina dirigente della moglie dell'ex giudice. Tra 90 giorni saranno rese note le motivazioni della sentenza. Una notizia da poco battuta, il Consiglio regionale è stato convocato dal presidente Antonio Scalzo per lunedì 9 febbraio, 14 punti all'ordine del giorno della seduta, il cui inizio è fissato per le ore 11, in primis a norma dell'articolo 33,4 dello statuto, è fissata l'approvazione del programma di governo che sarà presentato dal presidente della Giunta, Mario Oliverio. Il Consiglio provinciale di Cosenza si è riunito per discutere tra l'altro dell'emergenza maltempo e del piano di ridimensionamento scolastico. Sentiamo. Il Consiglio provinciale di Cosenza, riunito in sessione straordinaria, oltre ad affrontare la discussione di tutti i punti previsti all'ordine del giorno, in apertura di seduta ha dibattuto su una problematica di grande attualità, l'emergenza maltempo e i rischi di dissesto idrogeologico. La situazione in questo momento nella provincia di Cosenza, soprattutto sulla costa tirrenica, da Mandea fino a Belvedere, ma ci sono tanti altri paesi, a Bisignano, a Malvito, a Saracena, sia per la questione che riguarda frane che ci sono state sul territorio, smottamenti e anche diciamo, la situazione sui fiumi, sul Crati, è abbastanza rischiosa, ma anche vuol dire che desta preoccupazione che necessiterebbe di risorse e di finanziamenti. Per questo motivo abbiamo chiesto al Presidente Oliverio di farsi parte attiva per chiedere al governo di finalizzare risorse che possano essere utili a venire incontro a questo stato di calamità che si sta creando in queste ore e che diciamo, in alcuni paesi addirittura ha fatto chiudere alcune strade e quindi rende poco raggiungibili alcune aree e crea diciamo, situazioni di pericolo per le persone soprattutto a causa di diverse frane e smottamenti. Il presidente della provincia ha poi invitato la dirigente Maria Francesca Gatto a relazionare sul punto riguardante il piano di dimensionamento scolastico, la programmazione territoriale della rete scolastica e dell'offerta formativa. Dopo la dettagliata relazione della dirigente, il piano è stato approvato all'unanimità con il plauso del presidente e di tutto il consiglio. Il presidente della provincia, Mario Chiuto, ha poi illustrato la relazione di inizio mandato, evidenziando la situazione dell'ente che, pur non trovandosi in situazione di predissesto o dissesto, desta preoccupazione per il debito consistente che ammonta a oltre 400 milioni di euro, contratto negli anni scorsi per far fronte a diversi mutui. L'ultimo punto all'ordine del giorno ha riguardato la costituzione di una commissione speciale per il sesto centenario della nascita di San Francesco di Paola, che dovrà individuare una serie di iniziative e provvedimenti per celebrare nel modo più efficace l'importante evento. Della commissione, oltre al presidente Mario Chiuto, faranno parte i consiglieri Tenuta, Bruno, Nicoletti, Di Natale e Ramundo. Infine sottolineiamo l'atmosfera di cordiale serenità e di collaborazione che nel corso delle riunioni si respira in aula. Dopo la protesta degli studenti a Verbicaro, nell'aula consiliare del comune confronto tra sindaci, studenti e rappresentanti delle ditte di trasporti. Sentiamo. Nell'aula consiliare del comune di Verbicaro, faccia a faccia tra sindaci, studenti e rappresentanti delle ditte di trasporto. Al centro del confronto l'aumento delle tariffe. I rincari sono di circa il 10% sui precedenti prezzi e così gli studenti della costa tirrenica sono scesi in piazza per protestare
contro gli aumenti. Accanto a loro il sindaco di Verbicaro, Francesco Silvestri, il quale ha promosso l'incontro di oggi. La situazione, ha sottolineato il presidente della società Preite, è difficile anche per le ditte di trasporto. Le aziende che stanno vivendo dei momenti di grossissima difficoltà, a partire dal ritardo nell'erogazione dei corrispettivi, a questo ulteriore aumento che ovviamente non è detto che poi alla fine produca dei maggiori ricavi dal traffico, perché ad un eccessivo prezzo del costo del biglietto corrisponde anche una riduzione del numero dei passeggeri. E quindi una cosa compensa l'altra. È un momento difficile per le famiglie alle prese con enormi difficoltà economiche, per questo è stato sottolineato, è impensabile gravare i bilanci familiari di ulteriori aumenti. Siamo allo sport, restituiti 4 punti di penalizzazione alla Regina. La classifica di Lega Pro del girone C cambia notevolmente, con gli Amaranto che restano in penultima posizione con 18 punti e vedono la salvezza diretta molto più vicina. Il Cosenza invece, dopo il KO di Aprilia, è tornato ad allenarsi. L'obiettivo adesso è la gara di sabato, quando al San Vito arriverà la Casertana. Ci racconta tutto Anna Franchino. Terminata la sessione invernale del calciomercato, le squadre tornano a concentrarsi sul campionato e sugli obiettivi stagionali, ma la notizia che riguarda la Regina in queste ore sta facendo impazzire il web. Restituiti 4 punti di penalizzazione agli Amaranto, questo è il titolo dei maggiori siti online. Le sezioni riunite della Corte Federale d'Appello hanno deciso la restituzione dei punti tolti alla società del presidente Foti, che torna a guardare con più ottimismo alla sua situazione di classifica. Regina dunque che sale a 18 punti, lasciando ancorata al fondo la Versa Normanna a quota 12, una boccata d'ossigeno che va a risollevare il morale di un gruppo caparbio capace di ribaltare la scorsa sfida casalinga con il Lecce. A Cosenza invece serve uno scossone dopo la disfatta di Aprilia, ne è convinto il nuovo arrivato Statella, che ha scelto di scendere di categoria non solo per la bontà del progetto di rilancio del club, ma anche per i suoi trascorsi con mister Roselli. A me piacciono tanto le sfide, sempre amo le sfide, ma mi ha colpito il progetto del Cosenza e quindi sono sceso senza nessun problema. Il mister lo stimo molto, l'ho avuto a Pavia un anno e mezzo, so come lavora, so come la pensa e quindi non ho esitato. Lui è stato quello che mi ha convinto più di tutti, insieme al progetto del direttore, il presidente, che mi hanno convinto a firmare. Quando è bastato per convincerti? No, sono stati, no, era da un po', solo che all'inizio erano solo parole, che sentivo che c'era il Cosenza che era interessato. Dopodiché mi hanno convinto quando, dopo la partita che abbiamo giocato Catania, è sceso il direttore, hanno parlato con il mio procuratore e là si è concluso tutto. Una gara condizionata dall'arbitraggio, secondo il calciatore rossoblù, che non vede l'ora di saggiare il San Vito. Un po' tanto condizionata, no? Un pochettino. Noi il primo tempo siamo entrati con atteggiamento non giusto, hanno approcciato meglio loro la gara che noi. Poi il secondo tempo siamo entrati con un altro piglio, abbiamo creato tanto, però non siamo riusciti a pareggiare la partita. Poi l'arbitro ci ha messo il suo. È il momento del meteo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di CosenzaMeteo.it. Anche questa settimana sarà caratterizzata da tempo più che altro perturbato. Il blocco anticiclonico presente sull'Oceano Atlantico favorirà la discesa di correnti fredde, che alimenteranno un nuovo vortice ciclonico in formazione sul Mediterraneo, che inizialmente attiverà correnti meridionali sulla nostra regione, causando un leggero rialzo delle temperature. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Domani al mattino sui settori tirrenici ed interni insisteranno condizioni di stabilità con piogge e neve sopra i 1.300-1.400 sulla Calabria settentrionale, 1.500 su quella meridionale. Durante il corso della giornata avremo un rapido miglioramento delle condizioni meteorologiche con temperature in rialzo. Ora vediamo mari e venti. Domani molto mossi con venti dai quadranti meridionali.
Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo il nostro sito web www.cosenzameteo.it, dove oltre ad articoli sempre aggiornati avrete la possibilità di monitorare le condizioni meteorologiche in diretta, grazie alla nostra rete webcams in continua espansione. Per la puntata odierna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. Con il meteo tutto, non ci sono altre notizie. Grazie per averci seguito e buona continuazione con i nostri programmi. Arrivederci.